tantissimi già vi avranno parlato del valore musicale di Fausto Papetti, che è scomparso nella giornata di ieri. Oggi vorremmo, attaccandoci ai nostri mesti ricordi autobiografici, celebrarne non tanto la musica, ma l'hardware, i supporti che contenevano questa musica, che noi ricordiamo impressa in due tipi diversi di contenitore. L'uno, il long plane dalle copertine scollacciate, le prime donne nude che entravano in casa. Questo lo ricorderanno quelli che allora erano ragazzi, erano bambini. Quanto a loro sarà costato avere quegli LP in casa che in parte supplivano e erano supporto equivalente ai primi giornali scollacciati del tempo. Quelli leggermente più grandi invece ne ricorderanno un altro supporto, la cassetta stereo 8. Era un magico cassettone che i ragazzi oggi non hanno mai visto, non sapranno nemmeno di cosa sto parlando, più o meno grande quanto un VHS, nel quale era contenuta la musica di Papetti. Aveva una caratteristica questo cassettone, andava in loop, a ciclo continuo, non finiva mai. Era adattissimo per le prime autoradio, per andare in campagna, portarsi dietro la fidanzata, l'innamorata e mettere la mitica cassetta di Papetti. Equivaleva a una sorta di strumento, un chiavistello, un grimaldello. Non c'era resistenza tanto decisa che non cedesse di fronte alla cassetta di Papetti. Portarsela dietro era un po' come avere uno strumento di seduzione alla portata di tutti, era la bottiglia di champagne dei poveretti. Chissà quanti di quelli che oggi stanno dando gli esami di maturità devono la loro esistenza e la loro nascita a quei supporti e a questa musica. Alzati in piedi. Vuoto a perdere di Gianluca Nicoletti. Ieri lanciammo una sorta di messaggio nella bottiglia. Avevamo colto nella notte televisiva di Canale 5 un Costanzo Show misteriosamente interrotto da delle intromissioni, delle interruzioni nel corso della serata in cui c'era Mara Venier con alcune signori vestite da donna, c'era Mastelloni, c'era Ferrini, c'era Platinette, e stavano lì, chiacchieravano. All'improvviso l'immagine come si sgranava, come se ci fosse una resistenza da parte dell'ufficialità televisiva e qualcosa entrava un filmato in bianco e nero, immaginavamo una diretta presa da una camera fissa, e si vedeva una strada di notte con delle macchine, degli autobus che passavano. Sembrava molto interessante e molto romantico questo sistema, il senso dell'intrusione, il senso della rottura nel flusso che sembrava tetragono, che sembrava immarcescibile, che sembrava inossidabile. Eppure qualcosa immaginavamo qualcuno ha tentato di violare questa compattezza, questa certezza, ci ha dato un brivido di speranza. Hanno risposto compatti come sempre con le maniaci, ci hanno dato la dislocazione di quel luogo. I primi messaggi sono arrivati pochi minuti dopo la fine della trasmissione e in particolare Franco Giuseppe Cassetta ci ha detto che si tratta del raccordo autostradale di Roma e in particolare l'incrocio fra via Tiburtina e il grande raccordo anulare. Infatti c'è un senso di delusione nel golemaniaco che probabilmente ha trovato una giusta e plausibile causa tecnica a questo tipo di fenomeno. Noi forse siamo folli a soffermarci su un disguido tecnico. Ma dietro probabilmente c'è una speranza legata al senso dell'attesa del corsaro, del pirata, del bucaniere, di colui che viola in maniera cavalleresca, in maniera motivata, quello che è il sistema costituito. Ci sono già dei precedenti anche piuttosto ridicoli, ricordate i Serenissimi, le intrusioni nelle televisioni ufficiali dei Serenissimi, entravano, usavano un sistema di irruzione nei canali televisivi, poi non è che avessero nulla da dire. Qual era poi il messaggio del pirata? Sì, perché il messaggio deve essere comparato, equivalente, all'altezza del senso di trasgressione. L'atto di pirateria deve essere giustificato da qualcosa di forte, da qualcosa che lasci un segno, qualcosa che giustifichi la rottura con la quotidianità, la rottura con il senso ininterrotto, con il prevedibile. La televisione è il luogo della massima prevedibilità. Tutto ciò che rompe questa catena o artificialmente costruito attraverso un gioco sapiente di spesamenti di palinsesto, oppure seguendo quelli che sono i fasti delle radio pirate. Le radio pirate sono un fenomeno a cui ieri accennai soltanto fuggevolmente, fenomeno molto sentito negli anni 60. Andrea Borgnino, che è uno dei nostri collaboratori, ha scritto un libro sulle radio pirate, e una volta trasmettevano delle navi che erano ancorate nei mari del nord Europa e diffondevano dei messaggi che avevano il senso di totale gratuità.
senso di dimostrare che in fondo il sistema apparentemente impenetrabile della comunicazione poteva essere violato con un minimo di ingegno e un minimo di senso di intraprendenza. A Londra, ad esempio, ancora esiste il fenomeno delle radio pirata e utilizzano per trasmettere i fire door, cioè le porte antincendio che per legge sono installate in ogni palazzo, che permettono l'accesso al terrazzo, dove arrivano questi bucanieri, velocemente salgono sul tetto con dei piccoli trasmettitori portatili e trasmettono su delle frequenze libere o si inseriscono nei segnali del ponte di emittenti nazionali. Allo stessa maniera, e questa era la speranza che in fondo animava i golemaniaci, come funziona per la radio funziona anche per la televisione. Dato che sono abbastanza diffusi sul mercato dei piccoli trasmettitori per diffondere dei segnali video nelle case senza mettersi tutti i fili, con un piccolo accroccaggio, con una piccola manomissione, questi diventano dei perfetti trasmettitori per delle TV pirate. Questa è una trasmissione pirata di Londra, trasmette semplicemente la musica, non ha nessun senso di rivoluzione, non ha nessun messaggio politico, ha semplicemente il senso di disturbare e dimostrare che in fondo c'è una possibilità di esistenza al di là dei canali ufficiali. Dicevo, questi piccoli trasmettitori leggermente modificati, cioè una tecnologia alla portata di tutti, permettono la costruzione di piccole televisioni pirate. Una delle più famose in Italia è TV Pratello, che trasmetteva nella zona di Via Pratella a Bologna, con un palinsesto che faceva l'imitazione in chiave trash dei palinsesti più noti dei programmi nazionali. Ecco, questo è, diciamo, un piccolo e velocissimo panorama nel mondo della speranza di cambiamento, di trasgressione, di aggressione, di rottura del cerimoniale, di rottura della liturgia che ogni giorno informa i palinsesti televisivi. E le forzature, le violature, gli allargamenti dal rigido scandire quotidiano degli orari, dei tempi, delle ritualità, dei passaggi da un canale a una rete, a un telegiornale, a uno stacco pubblicitario, hanno delle volte delle uscite di senso, delle uscite dalla rigidità, dalla consuetudine, ma ce l'hanno sempre per ribadire comunque il senso di totale ambizione e velleità di copertura della realtà, anzi di costruzione della realtà. Diamo un esempio che ieri ci ha affascinato. Ieri stavamo guardando il TG5. La notizia del giorno era il malessere del Papa. Il Papa si trovava a Cracovia e si sapeva che era stato male. Si sapeva altresì che si sarebbe forse affacciato alla finestra dell'Annunziatura di Cracovia. C'era una folla, piccola folla, assiepata sotto l'Annunziatura, i telegiornali con i vari inviati hanno dato la notizia che forse a quella finestra si sarebbe affacciato il Papa. Dei tanti telegiornali ce n'è stato uno che aveva deciso che avrebbe comunque coperto la notizia, cioè avrebbe dato per primo la notizia del Papa che si affacciava alla folla. Vedete che ogni tanto c'è questo applauso che sembra una sorta di richiamo a questa finestra che è ancora vuota, però dalla quale pende il drappo pontificio, come nella speranza di vedere il Papa affacciarsi. Ecco, dicevo, Marina, è confermato sì, però che dovrà saltare e rinviare a data da destinarsi la tappa in Armenia, dove poi per una sì, coincidenza il viaggio al TG5, poco dopo l'inizio del giornale, l'inviata Marina Ricci da Cracovia dà la notizia, come tutti gli altri giornali, c'era quella finestra aperta intorno dei mazzi di fiori di colore giallo e rosso, con le bandiere, con la piccola folla sotto. Un ambiente quasi familiare, nulla a che fare con le grandi radunate oceaniche, legato ai luoghi della memoria, ai luoghi natali del Papa, ai luoghi in cui si era prodotto quando ancora non era Papa, insomma i suoi anni più felici, poi c'era la malattia. Era un quadro, diciamo, che da un punto di vista emotivo si prestava comunque a una confezione ricca della notizia, al di là del fatto che il Papa in realtà stava bene, continuava il suo viaggio e continuava appunto la sua opera pastorale. Però Mentana aveva capito che forse poteva dare per primo la notizia del Papa che si affacciava. E quindi comincia a parlare con l'inviata, che sembrava anche piuttosto divertita la situazione. Lei sapeva benissimo che era difficile prevedere con i tempi stretti e con le necessità di scaletta di un telegiornale l'uscita reale del Papa. Al momento la finestra non c'era nulla, semplicemente una finestra aperta e una folla che attendeva. Mentana per 4 minuti comunque tenne, 4 minuti sono tanti in un telegiornale che dura una mezz'ora, tenne impegnata l'inviata per allungare il più possibile il brodo, sperando di poter prendere al volo l'uscita del Papa. Non ci riesce dopo questi 4 minuti, quindi manda un servizio, il servizio al professor Manni, il medico del Papa, sulla salute del Papa. Riprende dopo il servizio la linea. Marina, che speranza abbiamo che la
l'accorato invito della folla possa trovare una qualche risposta. Se il Papa se la sentisse, potrebbe avvicinarsi davvero alla finestra dell'Annunziatura? Ma io penso che lui sicuramente sì, temo che i suoi collaboratori lo trattengono. Vedo qualcuno là dietro. Ma no, ecco invece. Ecco, e infatti ecco invece. Vediamo di stringere ecco. Con le immagini di inquadrare, riusciamo a cogliere. Eccolo qua invece, un eccolo momento, che invece si avvicina. Un momento che speravamo, ma non credevamo di essere così fortunati di cogliere il momento della rassicurazione per tutti i fedeli e non soltanto per loro, se mi è permesso di dire. Come vedete la folla impazzisce perché vede i preparativi alla finestra. E invece no. E invece non era il Papa, era un signore che per sfortuna dei giornalisti aveva la camicia bianca. Era un addetto ai microfoni, si affacciava, voleva aggiustare il microfono, ma la sua camicia bianca, la sua silhouette bianca dà subito l'impressione del Papa. Non speravamo tanto, eravamo qui, Mentana si confessa, appalesa quello che era il suo desiderio nascosto. Ma io capisco, dopo la telefonata in diretta a Vespa, chiaramente si è creato un precedente molto pericoloso. Ogni giornalista comunque spera di avere un primato sulla visione televisiva del Papa, e questo purtroppo è il limite, questo è l'effetto di ricaduta su questa, su questo evento importantissimo nella storia della televisione, il Papa che telefona in diretta a un programma giornalistico, a un giornalista in televisione. E quindi il signore con la camicia bianca, probabilmente irresponsabile di tale euforia poi frustrata, rientrerà dentro. Ci saranno dei momenti di aggiustamento del microfono e intanto deve continuare comunque il telegiornale. Se mi permetti Marina, vorrei dire ai nostri telespettatori che ovviamente nel nostro telegiornale ci sono molte altre cose importanti, tra cui gli esiti definitivi delle elezioni amministrative eccetera, ma mandiamo in onda anche le previsioni del tempo, ci vediamo subito dopo. Buonasera, giovedì il centro della depressione sarà sul basso Adriatico, da dove seguiterà di interessare le regioni ioniche del medio e basso versante Adriatico. Da domani pomeriggio. Sì. Ecco, rientriamo perché vediamo, ci pare di vedere, anzi sicuramente vediamo, e vedete anche voi però per favore, si è visto apparire una sagoma dietro il... Sì, sembrava la sagoma di un sacerdote che venisse in avanscoperta per misurare un attimo la situazione. Ahimè, viene drasticamente interrotto il signore delle previsioni del tempo che ha registrato, rimane bloccato, irrigidito, sfumato, riappare il signore in camicia bianca, ancora non avevano capito che non era il Papa, era lui, incolpevole, fa lo sbaglio di passare davanti alla finestra, si blocca la macchina della previsione del tempo e si ritorna sulla finestra, ma ancora non era il Papa. Sì, sembra ci sia ancora qualche secondo, anche se là vediamo sullo sfondo sicuramente delle sagome, adesso è inutile fare una sorta di telecronaca delle ombre, ma con le luci accese nello studiolo ci pare di poter pensare che il Papa stia per apparire, comunque quello che stanno attendendo sicuramente dall'interno della dell'Annunziatura. E invece sarà fatta per una mezz'oretta proprio la telecronaca delle ombre, una notizia che in fondo non c'era, oltre al fatto che si diceva che il Papa in fondo stava bene, era stata data la notizia che il Papa stava bene, si sarebbe affacciato. Infatti il Papa poi si affacciò. Non lo prese però in diretta Mentana dentro il telegiornale, ma lo prese per fortuna il TG2. Il TG2, in coda del TG2, riuscì a prendere in diretta il momento dell'affaccio del Papa. Però contemporaneamente su Canale 5 cosa andava? Andava a Paperissima Show. Paperissima, anzi, il momento imbarazzante era che era la pubblicità del telefonino all'interno di Paperissima, che però, naturalmente, la macchina di copertura della notizia la interrompe. Si interrompe la pubblicità e finalmente appare il Papa. E come me sei sempre in contatto con il mondo. Con sole 390.000 lire acquista l'offerta più trendy dell'estate. Per mostrarvi in diretta, ecco, state vedendo in diretta da Cracovia il Papa che è apparso al balcone dell'Annunziatura. A te la linea, Marina Ricci. Sì, come sentite la folla inneggia al Papa, inneggiano alla vita del Papa, un augurio alla vita del Papa. E lui si è da pochissimo, da qualche secondo, affacciato alla finestra. A proteggerlo. Scusa se lo chiedo a te, puoi chiedere all'operatore se può stringere sulla... E sto chiedendo... Di stringere sul Papa. Vuoto a perdere di Gianluca Nicoletti. Non ti preoccupare, siamo in una diretta... Coordinamento di Claudio Mantovani. Perfetto. The face of the Pope. Okay. Ci siamo. Hanno stretto un po'.